Sei dipendente da adrenalina? Ti piace andare sulle montagne russe più alte, le giostre più veloci e visitare i parchi migliori per sensazioni forti più intense? Sai che questi luoghi sono pieni di sistemi di sicurezza e regole severe messe in atto per garantire un controllo massimo e niente di grave ti succederà? Ma cosa ne è quindi dei posti meno famosi che sono molto semplicemente pericolosi, degli scivoli artigianali di 122 metri e delle fionde da più di 1300 metri? Slitta sullo scivolo. Mount Hood Skyball in Oregon, negli Stati Uniti, propone un sacco di attività. La più sensazionale è una discesa a tutta velocità su questo famoso scivolo bianco. Chi ha detto che una slitta poteva essere usata soltanto sulla neve? Figurati che qui una slitta viene usata per scendere da questo scivolo, il che sembra molto divertente. Nel 2014 lo youtuber Seth Hill ha postato qualche video di sé e dei suoi amici che scendono a una velocità folle su questo scivolo che si piega, gira, sale e scende. Un sacco di sensazioni forti che alcuni non sopportano e finiscono per essere sbalzati fuori dallo scivolo, come l'amico di Hill, filmato mentre sta facendo una bella caduta. Il video mostra anche una serie di bambini che ci scendono. Non so tu, ma non penso che sia davvero adatto ai bambini, sapendo che in materia di sicurezza non c'è granché, addirittura niente affatto per garantirla. Campo di gioco russo. Non c'è da stupirsi che quel terreno di gioco situato a Via somigli di più a una camera di tortura rispetto a un posto per divertirsi. Alcuni hanno comunque deciso di provare qualche giostra, formate da grandi strutture metalliche che sono sicure quanto saltare da un aereo senza paracadute. Anche un adulto potrebbe ferirsi. Il suo ambiente somiglia a un film horror con erba e ruggine, quindi se hai facilmente paura sarebbe preferibile evitare a tutti i costi questa zona del paese. Peraltro, se pensi di visitare la Russia, è probabilmente più sicuro prendere il tè con Vladimir Putin che avventurarti in quel posto. L'altalena del Grand Canyon. L'altalena del Grand Canyon nelle caverne di Glenwood in Colorado attrae gli amanti di sensazioni forti dai quattro angoli degli Stati Uniti. Questa passeggiata ti porta a un'altezza di 300 metri sopra il fiume Colorado, da evitare se hai le vertigini. Nel 2014 David Ellis, uno scrittore americano, autore di romanzi gialli, ha postato i paesaggi della passeggiata che mostrano la vista incredibile, la campagna pittoresca e l'altalena gigante di metallo che ti bilancia a un ritmo terrificante. Seppur molto grande, non sembra proprio robusta, visto che è l'unica cosa ad impedirti di essere catapultato nel fiume e spezzarti tutte le ossa del tuo corpo. Inoltre, come se non bastasse, il rumore della discesa è sufficiente per far rivoltare lo stomaco di chiunque. Se è qualcosa che piace fare la gente per divertirsi, allora ha molto più coraggio di me, e al loro posto mi accontenterei benissimo di un buon gioco all'antica. Cannonball Loop.
Durante l'apertura delle sue porte nel 1978, l'Action Parker, situato nel comune di Nahan, nel New Jersey, negli Stati Uniti, era il posto ideale per le famiglie desiderose di divertirsi, un posto popolare di incontro in cui gli adolescenti si divertivano a provare diverse giostre. Eppure alcune di queste giostre non erano mantenute bene e, secondo i ricordi dei visitatori, i membri del personale non stavano nemmeno attenti alla sicurezza. Di conseguenza, sono stati contati numerosi feriti e anche 6 morti prima della sua chiusura definitiva nel 1996. La più famosa tra tutte le giostre era uno scivolo che sfidava la gravità e in cui la discesa era particolarmente pericolosa. Bisognava iniziare prendendo la rincorsa a sufficienza per poter attraversare il ciclo completo di 360 gradi. Se fossi stato troppo grasso, avresti rischiato di incastrarti e se eri troppo piccolo, rischiavi di non uscirne abbastanza velocemente per uscire da lì. Da allora numerose persone, compreso il personale, sono rimaste ferite durante l'unica estate in cui questa mostruosità è stata attiva prima di essere chiusa velocemente dalla sicurezza del New Jersey. Se questa attrazione esistesse ancora, probabilmente si sarebbero contati altri morti. Scivolo dell'estremo. Quando non hai attrazioni ad alto tasso d'adrenalina in prossimità, ti basta creare la tua. Quelle persone si sono divertite a costruire questo scivolo di circa 400 metri di lunghezza, fabbricato a partire da legno e da teloni. Dopo una discesa e una salita impressionanti, gli avventurieri coraggiosi sono spinti in aria, poi atterrano nel fango. L'idea è che colpiscano il materasso che attenuerà la loro caduta, ma alcuni di loro lo mancano per un nulla e vengono catapultati sulla collina. Aia, farà male. Situato da qualche parte in Europa, perché la posizione esatta non è nota, benché qualcuno punti sulla Repubblica Ceca, questo consente ai costruttori di rimanere ignoti, anche se tutto il mondo ha potuto vedere la loro creazione grazie a un video postato su Facebook nel 2016, delle immagini che hanno generato 8.000 commenti e registrato più di 9.200 condivisioni sui social network. C'è da credere che a molte persone nel mondo piace guardare la gente fare cose insensate e soprattutto rischiose. Cortile di scuola. Finora abbiamo visto parchi divertimenti estremi che non si preoccupano a sufficienza della sicurezza dei loro visitatori, il che finisce ovviamente per provocare incidenti pericolosi. Ma hai già pensato alla pericolosità che possono avere i cortili della scuola? Qualche anno fa gli incidenti sono diventati talmente banali che le scuole in Gran Bretagna non hanno avuto altra scelta che togliere completamente le altalene e gli scivoli. Infatti i genitori britannici facevano talmente tanti reclami e processi contro le scuole che ciò costava ad esse circa 184.000 euro in compensazioni e in costi giuridici in un solo periodo di 5 anni. La famiglia di un alunno ha in quel modo ricevuto 28.000 euro perché il loro figlio è semplicemente caduto mentre scalava un portico di legno e pensare che mettergli un cerotto sulla bua sarebbe bastato. Ma al giorno d'oggi tutto si risolve davanti ai tribunali. Area giochi 1900. Molto prima che la salute e la sicurezza diventassero delle preoccupazioni maggiori, i bambini erano su per giù lasciati a se stessi. Basta dare un'occhiata a quelle immagini dei terreni di gioco che datavano degli anni del Novecento e non c'è proprio da stupirsi nell'osservare che i tassi di mortalità fossero molto più alti a quei tempi. 100 anni fa questi dispositivi erano grandi quanto un edificio, con poche cose a cui attaccarsi in caso di problema, tranne lunghe sbarre di metallo sulle quali soltanto i bambini più coraggiosi salivano. Alcuni reclamano che oggi i bambini siano troppo docili o troppo protetti, non come nel 1911, in cui quel Bronx Park ospitava scale e corde che persino un adulto avrebbe paura di usare. A quell'epoca i bambini erano incoraggiati a usare di dimostrare audacia fisica, come era ammesso frequentemente che le botte amministrate dalla scuola consentissero ai bambini di indurirsi. Puoi immaginare che qualcosa del genere venga costruito al giorno d'oggi? Sicuramente non sarebbe consentito e non ce ne lamenteremmo. Fionda. Nel 2015 una donna è stata vittima di un incidente pericoloso all'interno di un'attrazione del Luna Park situato a Cap Dagde. Probabilmente hai già visto questo tipo di attrazione in cui viene attaccato a una macchina collegata a corde di tensione. Poi, quando viene rilasciata, la macchina è proiettata in aria a tutta velocità. Un'attrazione che dovrebbe essere sicura e sembra essere una delle più popolari nelle fiere e nei parchi. Tuttavia, un giorno a Luna Park, una delle corde si è rotta mentre la palla scendeva, trasportando i
passeggeri a un'alta velocità, sfrecciando all'indietro e colpendo un palo di sostegno. Un incidente terrificante filmato dalla fotocamera di uno spettatore. Quest'ultimo ha sostenuto che le persone a bordo della giostra siano rimaste incastrate per circa un'ora prima di essere salvate. Peggio, una di esse, una ragazza, si è rotta una gamba. E tu, hai già visto o subito un incidente in un parco poco raccomandabile? O sei già salito a bordo di una giostra in cui pensavi di non poter sopravvivere? Fammi sapere tutto nei commenti. A presto! Your glowing eyes glitter like the stars by the sea. We all come from somewhere. We all have a doubt. We're chasing perfection, but we'll never be.